AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, sono diventato papà! Yeah! Ragazzi, oggi vi faccio un video così perché, come capirete, adesso sto andando in ospedale da Claudia e quindi non posso farvi il video normale. Però parliamo un attimino di Milan, vi dedico qualche minuto lo stesso. Ho recuperato qualche minuto in queste mie giornate frenetiche. Ragazzi, grazie, grazie, grazie di cuore per tutti i messaggi che mi avete mandato, per gli auguri, per il mio bambino Leonardo, per Claudia. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie a Marco che ieri è venuto in ospedale con il suo amico per farmi gli auguri di persona. Grazie Marco, che è uno tra di voi, una persona che segue sempre il canale. Grazie di cuore, mi ha fatto moltissimo piacere. Allora, ragazzi, niente, sigla, facciamo la sigla 1, 2, no, non è vero, non posso perché non ho. Non posso montare il video perché sono in macchina, ovviamente. Ragazzi, allora, qualche minuto per parlare. La prima, ovviamente, in questi 2 giorni dovete aggiornarmi voi perché io sono rimasto completamente tagliato fuori dal mondo per questi 2 giorni, però ho fatto tempo a leggere 2 notizie importanti. Allora, la prima è che Franco Ordine agli ordini, perché lui si chiama Franco agli ordini, pure chiamatolo Franco Ordine, ha detto che il Milan non può fare il centrocampo dell'Empoli perché il Milan, come sapete, è vicino all'acquisto di Krunic, l'abbiamo già comprato, è vicino anche all'acquisto di Bennacer. Bene, io vorrei rispondere a Franco agli ordini che tantissimi giocatori noi abbiamo passato, bisogna un attimo che facciamo pace noi col cervello, noi milanisti, ma poi che faccia pace anche lui un attimo, perché abbiamo passato mesi a dire che i giocatori vanno comprati prima che esplodano per non pagarli 30 o 40 milioni di euro. Bene, adesso noi all'Empoli stiamo comprando dei giocatori che comunque hanno un costo abbastanza ragionevole e hanno sicuramente una buona futuribilità. Sono dei giocatori che secondo me possono fare veramente veramente bene. Ora, il Napoli per anni ha comprato giocatori dell'Empoli e non mi sembra che il Napoli sia messo così male a livello di 11, quindi molto 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 bene. Questa era la prima notizia. La seconda notizia, quindi sono molto contento: se il Milan dovesse comprare Bennacer e dovesse comprare Krunic, ce l'abbiamo già preso. Non è che facciamo il centrocampo dell'Empoli, semplicemente stiamo comprando 2 giocatori che sono funzionali per il gioco di Gian Burrasca. Ufficializzazione, quindi diamo il benvenuto a Leonardo, che è il mio bambino, ma diamo anche il benvenuto a Theo Hernandez, terzino che ne abbiamo già parlato già diverse volte, quindi un terzino, sono molto molto contento del suo arrivo, un terzino che secondo me, come vi ho detto nell'ultimo video un po' di una settimana fa, che si adatta molto alle caratteristiche di Gian Burrasca, quindi sono molto felice. Niente ragazzi, questo era un video velocino perché devo scappare in ospedale. Grazie di cuore a tutti perché mi avete mandato, ragazzi, letteralmente, se vi dico che mi avete mandato 2000 messaggi, non posso rispondere a tutti, risponderò probabilmente piano piano negli anni, risponderò a tutti. Mi avete mandato veramente 2316 messaggi su Instagram, quindi non riesco a rispondere a tutti, comunque vi rispondo qui ragazzi. Grazie di cuore dalla mia macchinina, vi ringrazio di cuore. Ora scappo, vado da Claudio in ospedale. Vi chiedo solo la cortesia di lasciare pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Perdonatemi, sono una persona, sapete che quando faccio i video ci tengo a farli bene con l'audio e tutto fatto apposta. Vabbè, ma oggi non potevo per una questione di tempo. Vi saluto a tutti, vi ringrazio, vada via il Kiel Inter e niente ragazzi, ci vediamo adesso poi settimana prossima, che sarò magari, non lo so, spero di essere un pochino più tranquillo, vi farò poi dei video direttamente dallo studio che non ho più, perché io giovedì non avrò più uno studio, quindi vi farò dei video per questi 15-20 giorni prossimi, probabilmente dal mio monolocale dove andrò col mio bambino in attesa della che finisca la ristrutturazione nell'altra casa. Vi ringrazio ragazzi, un bacio a tutti, forza Milan, vada via il Kiel Inter, un bacio da me, dal mio piccolo bambino e da Claudia, che vi saluta a tutti e vi ringrazia. Ciao!